non ci fa stare tranquilli. Io in questi casi né sottovaluto e né sopravvaluto, mi attengo un po' a ciò che il procuratore di Padova, Bruno Giordano, ha sempre detto, cioè aspettiamo di avere certezze sulle rivelazioni di questo bambino. Ma c'è un'altra vicenda, diciamo, che a noi interessa e sulla quale, insomma, facciamo bene a tenere alta l'attenzione. Questa iniziativa si inserisce in questa cornice, e cioè che ormai questa vicenda è diventata un'emergenza nazionale per noi che la viviamo, per la nostra economia, per la nostra immagine, che insomma avevamo tentato anche di risollevare con alcune iniziative. Una per tutte era il completamento del posto di Cetraro dopo 57 anni e il recupero della sovranità dello Stato su quel luogo. Ma insomma, se da una dimensione emotiva di esaltazione che abbiamo vissuto a luglio, ci siamo ritrovati a settembre in una depressione totale. La città in ginocchio, l'immagine è ritornata ingiallita, spesso tinta di nero, perché qui insomma sono venuti tutti, TG5, TG1, TG2, TG3, la BBC, la CNN, insomma non ci hanno risparmiato visite. E io spero, e di questo ho discusso col presidente Oliero proprio ieri mattina, con il quale abbiamo fatto una conferenza stampa, perché abbiamo presentato la nave Astrea, c'erano presenti gli scienziati dell'ISPRA, insomma, di mettere in campo, una volta cercata la verità, sia in un senso o nell'altro, una strategia di comunicazione che faccia recuperare alla mia città la giusta immagine. Intanto però abbiamo un problema sociale, insomma, dobbiamo parlare anche di questo. Il problema sociale è i nostri pescatori, e qui a Cetraro ci sono 600 persone che vivono sulla pesca, non vendono più un grammo di pesce. Per cui abbiamo chiesto alla Regione Calabria, ho chiesto al Presidente Loiero, ma su questo c'è anche l'interesse di Confcooperative, c'è l'interesse del sindacato, di mettere in campo strumenti per garantire a questi pescatori, insomma, di continuare a vivere. E però, insomma, se abbiamo avuto i bagliori della centralità mediatica nei giorni scorsi, si va in fretta a dimenticare, per cui si parla di questa vicenda solo a livello locale, i grandi TG non ne discutono più. Intanto salutiamo il segretario di Fondazione Paolo Ferrero, i TG nazionali non ne parlano più, per cui cade la tensione. Il pericolo in questi casi, il pericolo che si avverte è che, caduta la tensione, viene a mancare anche l'interesse di un governo, e nessuno ha responsabilità di quello che dico, che non è molto sensibile verso questa vicenda. Perché, vedete, un mio collega sindaco l'altra sera in Consiglio Comunale a Cetraro ha fatto, come dire, un paragone: ma se questa vicenda fosse accaduta al largo di Rimini, sarebbero arrivati i Marines americani a, come dire, risolvere questo problema. Ancora in Calabria, al di là di questa barchetta che è arrivata da Strega, che è anche importante, ma che non ci dirà nulla, non illudiamoci sull'esito delle analisi che farà la Strea, perché la Strea verificherà solo l'incidenza sui pesci stanziali.